Buongiorno a tutti e bentornati a Fuori Menù Christmas Edition. Oggi è venuto a trovarmi un mio amico speciale. Ovviamente forse già avete capito di chi sto parlando, ma ovviamente di Jenny barra Giacomo Urti. Buongiorno a tutti, ma che bella cucina rosa. Amore, io adoro il rosa, lo sai so. Che Jenny è amante del rosa. Sappiamo in questa occasione proprio. Sì, mi sono messo un tocco di rosso perché è Natale, Christmas, esatto. Edition. Christmas Edition, siamo quasi vicini al Natale e allora insieme abbiamo scelto questa ricetta che è un po' parte delle tue origini, sì, della tua infanzia. Sì, perché mi hai detto vieni a cucinare qualcosa, allora ho pensato, visto che io sono nato in Venezuela, quindi ho vissuto in Venezuela sino ai 13 anni, mia nonna è venezuelana, in Venezuela la sera di Natale, la mattina del Natale si mangiano tante cose natalizie, tra cui il famosissimo pan de jamón, che tradotto significa il pane al prosciutto, che ovviamente è un po' dolciastro, un po' c'è un po' di cose. Sì, sì, è poi, molto poi, ricco. Poi ve lo diciamo. Esatto, poi diciamo facciamo come. Subito la lista degli ingredienti. Ok, eccola qua. Allora. Pan de jamón, quindi 400 grammi di farina. Senza glutine. Senza glutine, ovviamente. 130 ml di acqua. 50 grammi di burro, 30 grammi di zucchero, 2 uova, che poi vi diremo perché cosa servono, 5 grammi di lievito di birra, 5 grammi di sale. Esatto. Poi ovviamente dobbiamo andare a comprare il ripieno. Quindi olive ripiene al peperoncino, quanto basta, prosciutto cotto a fette, quanto basta, esatto. Perché il pan de jamón può essere grande, esatto, piccolo, piccolino, quante persone avete. Come lo fate. E poi per il caramello 50 grammi di zucchero, ovviamente acqua quanto basta per renderlo caramellato. Esatto, perché va spannellato una volta cotto, uscito ovvio, dal forno. Ovvio. Allora, diciamo che partiamo, e questo ovviamente lo farai tu, eccomi, cara Jenny. Mettiamo tutti gli quindi ingredienti. Quindi qua abbiamo tutti gli ingredienti. Partiamo quindi dalla farina. Esatto, okay, vai. La farina la versiamo in questa padella, diciamo, trasparente. Esatto, dopodiché. E buttiamo un uovo. Bravo. Ok. Metti un uovo lì. E da quando ho le unghie lunghe, apro l'uovo in 3 secondi. Perfetto, vai, appoggialo pure lì. Ti appoggio qua. Poi. Poi possiamo mettere qua un po' d'acqua. Con. L'acqua. Sì, sì, sì. E qua. Il lievito. Vedete che Jessica è proprio la padrona di casa che decide. Allora, come. Adesso ti do un cucchiaio. Io lo stavo già girando col dito, come no, facevo qua da bambino, che la nonna mi sgridava. Invece Perfetto. Qua abbiamo Jessica che ci sgrida, ecco. Se non facevo le ricette giuste. Eh sì, guarda, io di solito sgrido un po' tu, anche le mie sorelle. Ah, sgridi. Ma che fine hanno fatto? Dove sono? Che oggi non sono venute? No, amore, perché abbiamo vedere. Fatto anche con loro tante ricette in questi giorni, quindi volano anche loro una pausa da hanno fuori menù. Cioè, quindi dai cazziatoni di Jessy. Ecco, insomma, è come se lavorassi in un ristorante, diciamo. Esatto. Allora, adesso lo zucchero. Allora, lo zucchero, quanto basta? No, amore, abbiamo dato gli ingredienti. Gli ingredienti prima, eccolo qua. Poi. Quindi stiamo mischiando l'acqua con lo zucchero. E poi il sale, 5 il grammi. Il sale, 5 grammi. All'incirca è tipo un cucchiaino. Un cucchiaino. Vedi, Jessica aiuta. Perfetto. Ecco, vedete, c'ho anche le unghie natalizie. Sì, belle, molto belle. Ok, adesso. Fa le bolle. Esatto. Ok, adesso versiamo il contenuto acquoso. All'interno della farina. Con un uovo. Quindi ragazzi, se andate in Sud America e trovate questa specialità che è il pan de jamón, lo potete, sapete che cos'è. Magari lo potete farlo anche per qui in Italia, sì, perché no, esatto. Fa un po' Sud America, lo sapete che agli italiani piace un po' le canzoni sudamericane, il cibo molto. Sudamericano. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero anno e felicidad. Allora vai, giriamo con questo. Vai, fatto fare ovviamente a te, io nel frattempo pulisco un pochino. Ecco. Beh, perché un che piano io, di vedi, di anche nonna, deve... nonna mi diceva sempre che ero un pasticcione. Una bambina casinara, ecco. Da piccola. La Jenny era un attimo casinara. Mamma mia, Jenny. Ecco. Ok, e praticamente va amalgamato. Va tutto per amalgamato almeno bene. 5 minuti buoni. Dopodiché andremo ad aggiungere il nostro burro. Certo. Dopo che abbiamo aggiunto il burro,
dovrà essere ulteriormente amalgamato per altri 10 minuti. Mm-hmm. Quindi adesso intanto finiamo questa cosa. Certo. Dopodiché ti Eccolo faccio vedere. Qua. Pulisco. Sai che... Perché poi fatto a mano così, io non ero abituata. Lo so, Jenny. Allora, diciamo che il bello anche, della cucina è proprio perché devi porci le... E quando noi eravamo insieme là... Al GF. Al GF. C'era il robottino che ti aiutava. Che ci aiutava, la cosiddetta planetaria. Ti ricordi che poi la imballavamo da quanto prodotto, quanto cibo Mamma ci mettevamo mia. Dentro. Ok, io direi che è qua pronto. Va adesso, un attimo, dobbiamo mettere il burro. Ok. Il burro, in teoria però, ti aiuta. Sì. Lo tagliamo un pochettino, sminuzzato. Sì. Così e andiamo a inserirlo bene bene all'interno del nostro panetto. Mm-hmm. Ok, così vedi, se imparavi questa ricetta prima, insomma, i fidanzati li prendevi per la gola. Vabbè, che li so prendere molto bene per la gola. Ah, ok. Anche senza questa ricetta. Invece tu, che sei super fidanzata, come... Adesso sono fidanzata da 3 mesi. Mm. E fidanzatissima, vivo praticamente con lui. Che bello. Lui innamorato perso, io idem. Che bello. E tra un po' daremo l'annuncio. Aspetta, facciamo... Adoro. Tra un po' daremo l'annuncio al mondo intero. Beh, io direi che una bella proposta sotto il vischio a Natale. Ecco, è vero, sì, ci ho dato, sì. Ci ho dato, anzi, gli abbiamo dato. Beh, più che altro sì, se ci sta seguendo. Ma sicuramente, amore, non si può perdere la sua Jenny. Jenny che fa la ricetta non se la può perdere. No. Quindi, e quindi niente, speriamo questa proposta. Ma sicuramente, guarda, così ci sposiamo e via. Amore, io da Migella, Ovvio. Vai, adesso devi usare le mani. Ma dove ci sposiamo? Che consiglio mi dai? Allora, dipende, secondo me lui è del sud, vero? Mm-hmm. Allora, o una bella cosa tipo sul mare del sud. Tipo in Sicilia. Sì, queste robe così che secondo me sono molto molto belle. Perché poi se comunque lo fai certo. verso il pomeriggio tardi che c'è pure il tramonto, c'è cioè delle cose certo. bellissime. Cioè da Napoli in giù è tutto bellissimo, ci sono queste ville sul mare pazzesche. Certo, bello. Beh, ma anche in Sicilia. Lui in realtà è calabrese, però... Vabbè, anche in Sicilia, vabbè, Calabria, cioè Calabria sono tanti, bello, Tropea, vero? Tantissimi posti molto molto belli, ci stanno... Sì, ma daremo forse troppo nell'occhio, là magari, sai, non lo so, io preferirei robe più international. Ah, vabbè, se no andiamo da oltreoceano, ci stanno le Maldive, se no c'è Bahamas. Solo che è problematico portare i parenti là. Vabbè, magari prima fate una cosa tra di voi, con ovviamente giusto degli amici. Roma, a Roma in qualche castello. Ah, tipo effetto Cipriani? Sì. Come ha fatto lei in quel castello qui sì, a Roma? Sì, un castello, tutte voi, là, tutti i miei amici più cari. Ebbene, effetti. Io che la col... Ecco, il problema, non so, però mi fa strano avere il velo, non lo so. Amore, però avevi già sfilato vestita da sposa, quindi... ho capito, non so, però mio padre mi deve accompagnare all'altare, non so se papà sia d'accordo a accompagnarmi all'altare vestita da sposa. Glielo chiediamo. Credo sia un trauma che mi vesto da donna, quindi ti puoi immaginare. No, certo. Ah, se no sai che puoi fare, come ha fatto Valerio Scanu. Mezzo e mezzo, però mezzo e mezzo, amore, io non sono già a un livello un po' più alto rispetto certo, a quello, hai cioè mi troverei in imbarazzo, infatti è tutto molto problematico. E poi mio padre, sì, essendo la femmina, mi doveva accompagnare lui all'altare, andiamo bene. Allora, il panetto è pronto. Guardate che bel panetto che abbiamo fatto. Esatto, adesso questo vai nel lavandino, questo panetto dovrà riposare coperto da pellicola per un'ora. Per un'ora deve riposare, ovviamente in un posto abbastanza caldo. Esatto, temperatura ambiente o comunque vicino al forno, dentro al forno con la luce accesa, comunque insomma non in frigo, questo è poco ma sicuro. No. Magari se avete riscaldamento, avete un camino vicino, lo appoggiate vicino al camino, gli mettete un panno sopra in modo tale che lievita. La classica lievitazione che si fa anche per le altre cose. I pani, la pizza, insomma. Noi torniamo subito appena è pronto il nostro panetto. A tra poco!
Allora, il nostro panetto è Eccolo pronto. qua! Ma guarda che bello che è Hai visto come c'è venuto! bello, Che cioè tutto compatto. carino! Mi dispiace Allora, anche di stenderlo. lo so, però ci tocca. Ma tarararana, abbiamo il super mattarello! Frum frum frum! Esatto, allora spargiamo un po' di Di farina. Ok, farina, che così. Ok. anche un po' sul mattarello, se no ci si Mattarello, si appiccica. appiccica pure il mattarello. Ok, perfetto. Deve diventare un Un rettangolino. Sì. rettangolino. Quindi, ma io Allora. andrei un attimo con le dita. Così. Sì. No. Ok. E poi gli cerchiamo di dare una Sì, forma. dagli una forma tu che sei più brava di me. Ma che brava, Ge. Mi sono esercitata. Guarda, se non c'eri tu nei nostri reality, Non si no, magnava. non si magnava. Quindi per fortuna c'è Jessica che ci insegna le Ok. ricette adesso, ma è sempre stata brava, quindi. Eh sì, diciamo che è Ma tu molto. invece, dimmi un po', ma tu invece quando è che ti fidanzi? Amore, non so, Lo devo sono. presentare Sai io? che sono molto richiesta, però non. Cioè, ho fatto anche uscite, cose. Vai via come il pane, diciamo. Non mi piace nessuno e questo è un Ah, problema. c'hai le richieste, però poi non sei No. selettiva, diciamo. Un po', sì. Beh, ma se trovi quello, insomma, che ti fa stare bene, ti ama, È quello, ti. amore, io non sono Non fortunata c'è come Jenny. quella. Ma guarda, io in tanti anni non mi è mai No, quello capitato è uno vero, come quello è vero, adesso, quello è vero. quindi Sono proprio. testimone Anzi, perché. dicevo, mamma mia, ma gli uomini sono tutti così, ero disperata. E invece no, Ti sei qualcuno. ricreduta? Sì, mi sono ricreduto sugli uomini, va. Meno male, almeno te. Guarda che Eh? bella. Adesso lo farei un altro pochino per non averlo troppo tozzo, Certo, diciamo, sì. troppo alto. Però. In questa maniera. E Sì, senza quindi sei sfaldarlo. selettiva. Sì, ma in questi anni dopo l'uscita del GF non ti sei vista con nessuno? Sì, sono uscita. Qualcuno? Sì, ovvio, Però? perché io do sempre poi le La possibilità, non possibilità sono la una. dai. Sì. Poi però quando vedi che sono casi umani, e non vanno Ma bene, certo. mi scoraggio, capito? Allora, Sì. Ma sulla maggior adesso. parte sono casi umani. Mamma mia, non se può proprio, io non ce la faccio. Allora, Allora, ma guarda che adesso. bella, ragazzi. Allora, quindi panetto lievitato, adesso l'abbiamo messo qua sul legno Sì, lo e col mattarello abbiamo Jessie steso. l'ha disteso bene. Io ho Allora, iniziato a distenderlo, ma lei è molto più brava a distendere le adesso cose. mettiamo. Adesso si mette una fila di olive sul bordo del panetto. Vedete, qua nel bordo Esatto. si mette una filetta così. Vai. Vai, aiutami. Così. Così, Perfetto. così, così e E ultima. Perfetto. così. Mamma mia, voglio mangiarle. Beh, assaggiala. No, dopo. Sti vergogni. Mi vergogno un po'. Allora, adesso. Allora, considerate che questa ricetta noi la stiamo provando per la prima volta in versione senza glutine, dove comunque la farina è più difficile È da più difficile da maneggiare. lavorare, infatti, ho notato. Però adesso, insomma, vediamo quello che ci esce fuori. Noi siamo molto fiduciosi. Allora, se mi passi quella palettina, io Sì. andrò un po' a scollare qui e Sì, e piano piano gli piano dai la piano, forma. esatto, Dandogli andiamo a chiudere come. la forma. Sì, tanto anche se un po' Si si rompe. sgretola, comunque nella cottura si unisce tutto perché alla fine è un pane, cioè Certo. non sono dei biscotti o delle cose che dici, sai, non te può venire, cioè se si rompe alla fine. Ok. Ecco qua, quindi praticamente paletto l'abbiamo disteso, olive, fila di olive così, Questa è ok, too much, non c'entrava. Ok, entrava niente, adesso una volta fatto questo, ok, si deve riempire qui di prosciutto. Ok? via un'altra Stendiamo. stiracchiata, Sì. Perfetto. Olè, adesso olè. il prosciutto. Mi prendiamo queste fette di prosciutto, vedete, così un poco grasso, diciamo, e iniziamo a metterle qua in questa maniera. Perfetto. Ovviamente tutte cercando di centrare. Sì, perché questo lato qui poi Ci dopo. servirà per chiusura. Esatto.
Quindi così. Voilà. Abbondiamo, che tanto a noi ci Abbondiamo. Piace. E adesso si mette un po' di olive. Allora, aspetta, aspetta, sai che facciamo? Facciamo una cosa, alza questa fetta. Io metto un po' di olivette sparse. E noi poi le copriamo. Copriamo con un altro po' di prosciutto. Brava. Ok, vai. Quindi abbiamo disteso prosciutto, olive in fila e poi altro prosciutto. Esatto. Zac. Eppure qui, che ci mettiamo l'ultima olivetta. E Olè. Via. Adesso ci aiutiamo piano piano a girare il nostro pane. Però tu sei brava con la farina per celiaci. Perché non è facile. Io l'altro giorno ho fatto a casa un pane con la farina per celiaci e tipo il mio fidanzato non l'ha mangiato. Perché lo trovava troppo secco, capito? È molto difficile. Cioè all'inizio quando era caldo era molto era buono. Appena si è freddato, so. Si... Ok. Un po' si... Sì, devi saper lavorare bene. Sindurisce un po', non è facile. No, allora adesso noi abbiamo questo che sta diventando il nostro... Con un coltello. Col coltello, che dov'è il coltello? Eccolo qui. Qua. Facciamo delle striscioline. Vado? Vai. Non lo chiudere ancora perché devo prendere l'uovo e spennellarlo sopra per unire ovviamente i pezzettini. Vedete, così facciamo le striscioline che ci servono più che altro per chiudere il pane ma anche come addobbo. Eh sì. Allora, Capodanno, Natale, dove vai? Allora, io stavo pensando, fammi cavolo, sognare, abbiamo perso un uovo, ne prendo un altro. Ragazzi, il bello della diretta! Di andare a Lourdes. Io mi devo purificare, e devo andare un po' a pregare, insomma, devo pensare un po' a me e trovare qualche grazia divina. Io che sono comunque molto credente, non ci sono mai andata e secondo me la Lourdes A Capodanno è la cosa giusta da fare. Ma io lo sai che anziché lo sfarzo, le feste. Io lo sai che qualche anno fa volevo fare improvvisamente ho sentito la vocina, volevo fare il prete, mi sono chiuso ad Assisi nella Porziuncola, ho vissuto nella cella con i preti per 3 mesi perché volevo diventare prete. Poi adoro. Ho capito che non era la mia strada. Beh, però è stata sicuramente un'esperienza facevo particolare. Messa la mattina, messa la sera, i vespri mattutini, i vespri serali, il rosario la mattina, il rosario la sera. Wow. Alla fine, insomma, dopo 3 mesi. Poi a pranzo non potevi parlare, a cena i preti quando mangiano non puoi parlare perché era tutto meditazione. Beh, certo. Un'esperienza pazzesca, però dopo 3 mesi ho capito che forse non era la mia strada. Allora, però è giusto provare. Ci mettiamo giusto un pizzichetto di sale. E bisogna spennellare. Tarararan. Esatto. Guarda il pennello. Adesso Jenny diventerà pittrice. Quindi, per chi si fosse collegato adesso, stiamo facendo il pan de jamon. Abbiamo fatto la pasta, ovviamente con la farina senza glutine. E abbiamo fatto tutto l'impasto, l'abbiamo fatto riposare, l'abbiamo steso tipo quadrato e poi abbiamo messo le olive e il prosciutto. Pan de jamon è un pane che si fa in Sud America per il periodo di Natale, per questo ci vedete coi cappelli. Esatto, eccoci qui. Allora, vai, spennelliamo tutto il tronco Spennello. Di questo nostro panetto. Tutto il tronco. Perfetto. Dammi, scusami. Vai. Io nel frattempo levo un po' di cose che non ci servono più. Sì. Ok, do una piccola sistemata. È uscito bene, è proprio un bel, pane. Sì, tu poi che lo conosci è giusto. Sì, molto bello. Bene, allora, nel frattempo inizio a tirare su, metti un po' di uovetto qui al lato. Così? Sì, così riusciamo ad unire anche. Ok. Ma io ti terrei a casa sempre, amore, ma perché? Così ti cucino. Quindi Capodanno così. Penso no. Sì, Capodanno penso allora, di invece andare a Lourdes. Capodanno vado a Sharm el Sheikh con Alex Belli, Delia, viene anche Federico Fashion Style, viene il mio fidanzato, insomma un po' di gente così, bello. Abbiamo tutto un gruppo. E a Natale, proprio la sera di Natale, sono stato da poco in questo hotel sul lago, che si chiama Villa d'Este.
E ho prenotato là per tutta la famiglia perché è tipo una roba da sogno. Bello. Volevo fare tipo Natale sul lago, una cosa diversa. Hai fatto bene. Anche perché ho sempre passato Natali brutti. Adesso c'ho il fidanzato, volevo fare una cosa bella. Ma ci sta. Una cosa diversa. Molto, molto bene. Allora ti divertirai. Con il tuo boyfriend. Con il mio boyfriend. Ok, piano piano chiudiamo tutto. C'ha tanti amici, te ne devo presentare alcuni. Sì. Che forza, amore, io devo... Allora, parte che il mio oroscopo ha detto che per il... diciamo, avvicinandoci a Natale, comunque sarei sicuramente rimasta sorpresa da qualcosa o qualcuno. Quindi manca pochissimo a Natale. Chissà. Però per il momento, diciamo, vabbè, Natale è sempre in famiglia e quello è assodato. Capodanno per il momento... In piano c'è Lourdes, vediamo se magari c'è qualcuno. Lourdes, adoro. Sì, amore, sì, ho bisogno. Io sono già stato a Lourdes, io sono stato a Lourdes tre volte. Vai, spegniamo pure questa parte. Sono stato a Lourdes tre volte, sono stato a Međugorje, tutti questi posti così. Allora, teglia con ovviamente carta da forno. Adesso dobbiamo mettere il nostro pallinetto all'interno e lo inforniamo. Sì, ma è proprio un bel pane. Sì. Guarda che bello. Ragazzi, ci sta venendo una bomba. Siamo pronti. Ora è Natale. Esatto. Ok. Guardate che bello. Allora. Io prendo le estremità. Tu cerca di mettere le mani sotto. Ok. Aspetta, avviciniamo un po' di più. Sì. Ok, ci siamo. 3, 2, 1. Eccolo qua. Ma sembra un lombrico gigante, adoro. Ok, adesso. Aspetta. Ok, Ale. Yeah. Il nostro pronto pane, per essere infornato. Esatto, dovrà stare per 30 minuti in forno statico a 180 gradi e noi ci vediamo tra poco perché intanto andiamo a infornarlo. Miam miam, che buono. Andiamo. Voilà, saluta il nostro sento pane. Sento già un profumino pazzesco. Olè, bene. Noi. Per quanti minuti? Mezz'ora. Massimo mezz'ora. Forno ventilato? No, forno statico. Normale, sì. Statico, ok. E 180 gradi, noi intanto puliamo perché siamo state delle pasticcione. Perché abbiamo insomma le unghie piene di uovo. Ok. Mani piene di uovo. Guarda qua sto pennello. A tra poco. Allora. È pronto? Sì, è pronto. Apriamo il forno. Vai. Tiriamo fuori. Mamma che buono! Ma che odore! No vabbè, ma che bello! Lasciamo il forno un po' aperto. Sì sì, perché sennò... Ma che bello ragazzi! È stupendo, allora nel frattempo che si fredda un che pochetto... Che profumino lo lasciamo profumoso. Qua, andiamo a fare il nostro caramello. Ok, quindi allora, il caramello. Un po' di zucchero. Allora, accendiamo. Mettiamo medio, sì. Medio alto, mettiamo lo zucchero e mettiamo il caramello, quindi il caramello lo usiamo come topping. Sì, ora man mano acqua e deve venire, aspettiamo un po', una consistenza ovviamente da caramello. Ovvio. Ok, vediamo un po', perfetto. Vedi, senti come sta già andando? Sì. Adesso che un po' si, diciamo, tosta, sì. Andiamo ad aggiungere l'acqua, così che diventa ovviamente color caramello, quel marroncino. Certo. Che buono, non vedo l'ora di assaggiarlo, il pan de jamon. Ok, vai, acqua. Acqua, vado. Un goccino, bisogna mettere sempre un goccio, vero? Sì, così. Sì, sì, perché così man mano capiamo. Evapora e si forma il caramello. Sì, vai, un goccino in più. Vado. Perfetto. Che buono. Ok. Adesso dobbiamo ovviamente aspettare che si formi il nostro caramello per il colore. Bene. Quando mi vieni a trovare a Milano che mi cucini un po' di cosette. Ecco, vedi già com'è. Dai, verrò presto a trovarti. Vedi come sta venendo? Sì, sì, che bello che inizia a diventare un po' marroncino, sì. Piano piano.
Beh, poi comunque il caramello è questione veramente di minuti. Sì, se poi aspetti quel minuto in più si brucia. Sì, e a volte si solidifica pure. Si solidifica pure, bravo. Quindi dopo un po' è difficile andarlo a recuperare. Ok, sta venendo top, guarda. Voilà. Aspettiamo poco poco e poi andremo a spennellarlo sopra tutto il nostro panetto e andiamo anche a impiattarlo, giustamente. Guarda, guarda, sta diventando un caramello. Sì, sì. E si fa anche in fretta, quanto ci metti? 5 minuti? Ma anche meno. Sì. Allora, nel frattempo prendiamo, tu continua un po' a girare. Io prendo il pennello, prendo il piatto per impiattare, perfetto, così, siccome è lungo prendiamo un bel piatto rettangolare, così, ti piace? Così lo mettiamo bello, qua. Bello, sì, 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 che fa un po' giappo. Sì. Fa un po' Sud American. Sì, ok, allora nel frattempo io lo levo dalla teglia calda perché se no continua a cucinare. Sì, se no non si fredda mai. Bene, per chi si fosse collegato adesso, stiamo facendo il pan de jamón. Il pan de jamón è una ricetta tipica sudamericana. L'abbiamo fatto perché io sono di origine venezuelana. Esatto. Ed è praticamente pasta di pane dolce con prosciutto, olive, spennellato di uovo e sopra un bel topping di creme caramello. Potete provare per Natale. Intanto che sicuramente farete un bel figurone. Beh, a sì. Tavola, perché sai, cioè, guarda che bello fare una ricetta così sudamericana, stupite i vostri parenti. Quindi vi abbiamo dato questa idea giusto per fare qualcosa di diverso, stupire il vostro fidanzato, la vostra fidanzata oppure i vostri parenti. Esatto. Beh, sta venendo pazzesco questo caramello. Caramello sta iniziando a diventare caramel. Allora. Ma che bello! No, è meraviglioso. Allora. Ci siamo. Allora, andiamo a spennellarlo. Su tutto il nostro panetto. Voilà. Perché deve venire tipo effetto glassa. Wow! Allora, giramelo un pochino. Eccolo qua. Ok. È una roba spettacolare, cioè non vedo l'ora di assaggiarlo perché io, questo è un ricordo tuo di infanzia, eccolo, dei tuoi Natali. Sì, 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 sì. O la tua nonna. E la nonna mentre lo preparava, io naturalmente rubacchiavo, le mangiavo un pezzo, nonna mi sgrevava sempre e mi bacchettava le mani. Ecco. Olè. A posto. Voilà, eccolo qua. Allora. Che buono. Perfetto. Che buono, ragazzi, guardate che bello. Vedete qua tutta la chiusura che abbiamo fatto, vedete la particolarità, che è anche carino da vedere. Sì, molto carino. Adesso ho pulito un po' il bancone. Tagliamo una fettina per fargli vedere il dentro com'è. Certo. Ok, eccoci qua. Il coltello. Coltello. Il coltello, il coltello. Il coltello. Dove stanno i coltelli? Allora, aspetta, chiudi. Il coltello. Allora, mi sono spariti i coltelli. Ragazzi, arriva. Il bello della diretta. Se no, lo tagliamo con la forbice. Eccoci qui. Vai. Vado? Ma guarda come si è glassato, cioè, visto che vai bello. Insieme, insieme, vai. Come se fosse tipo la torta nuziale. Vai, uno, due, eccolo e qua, tre. Voilà. Allora, guardate l'interno. Guardate che bello. Spettacolare. Guardate che bello, eh? Dov'è? Guardate qua. Bello. Vedete? Le olive, il prosciutto. Sì, sì, sì. Allora, tagliamo una fettina e la dividiamo. Ecco, così la assaggiamo anche noi. Sì, sì, sì. Prendiamo un piattino. Yes. Vado. Vedi, il pane tagliato, tagliato così ti dà anche il senso di fetta. No, ti dà già il segnaposto per la fetta. Esatto. Il segnafetta. Oh. La tagliamo in due? Sì. Intanto wow. Lasciamo... Oh, guardate. Lo assaggiamo? Sarà ostionante.
Io lo voglio assaggiare subito. No, vabbè, ragazzi, non avete capito, lo devo provare assolutamente. È buonissimo. Vai, ti lascio un altro pezzettino. Mi ricorda il Natale della mia infanzia, mi sto emozionando. Che buono. Allora. Basta, allora. Jessica, ti voglio dire che non vengo più perché così mi fa ingrassare. Allora, vi spiego una cosa che non si è vista. Quando aspettavamo che cucinasse il pane, ci siamo mangiati la mortadella, ecco, la provola che era avanzata. Cioè noi, questo io se vengo qua veramente divento... Spoilerà, insomma, tutto questo Jenny, mamma la mia. Jenny spoilerà tutto. Allora, noi ci vediamo domani per una nuova ricetta qui a Fuori Menù. Grazie Jenny per essere venuta e avermi portato questo tuo ricordo di infanzia che è il pan de amon venezuelano. Ovviamente replicatelo a casa, taggateci se ovviamente lo volete ripostare, noi saremo super allora, felici. Fatelo anche voi che ci taggate e noi vi ripostiamo. Esatto, un bacio a tutti e buone feste, buone feste, buon Natale.